una bomba rudimentale è stata brillata dagli artificieri della Polizia di Stato sui binari a Militello Val di Catania, lungo la tratta Catania-Militello. Nella stessa zona gli investigatori hanno rinvenuto un biglietto di minacce rivolto al presidente della regione siciliana Nello Musumeci. È la terza volta che nella stessa zona sono trovati biglietti di minacce contro Musumeci e anche contro il sindaco Giovanni Burtone, ex deputato nazionale del Partito Democratico. Su quanto accaduto indaga la polizia coordinata dalla procura di Caltagirone. A seguito di ciò il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha convocato per oggi una seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e a conclusione della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Catania, convocato dal prefetto Maria Carmela Librizzi, è stato disposto il rafforzamento del servizio di protezione per il presidente Musumeci. La stessa Librizzi ha spiegato: il presidente è già destinatario di un servizio di protezione e si è disposto un rafforzamento di questo servizio. Ci sono stati in passato episodi di lettere di minacce che hanno riguardato questa linea ferrata, ma la presenza di un ordigno necessita di una maggiore attenzione. Si tratta di una zona di campagna e non credo ci fossero telecamere di sorveglianza sul punto in cui è stato trovato l'esplosivo. Allora, stamattina è stato convocato appunto sulla base di quelle che erano le notizie che erano pervenute ieri di rinvenimento di questo ordigno esplosivo lungo la linea ferrata di Militello, per cui preso atto che il presidente Musumeci è già destinatario di un servizio di protezione, si è disposto un rafforzamento del servizio già in atto sia su Catania che su Militello. Vi siete fatti un'idea di quello che sta succedendo? Perché i partiti politici parlano di odio politico, però ovviamente nessuna pista può essere esclusa. Chiaramente sono in corso le attività investigative, ci sono stati episodi nel passato che hanno riguardato questa linea ferrata di lettere minatorie, tuttavia oggi la presenza di un ordigno esplosivo necessita di una maggiore attenzione, quindi proseguirà quella che è l'attività investigativa per individuare i responsabili. Queste zone sono ricche di telecamere, di videosorveglianza, si stanno scandagliando anche questi aspetti? Questo è compito chiaramente degli organi di polizia, tuttavia la zona era una linea ferrata in campagna, quindi non credo che fossero in quella zona presenti videocamera. Voi avete registrato un clima di esasperazione anche legato alla pandemia qui in provincia? Non si può ancora definire se gli episodi sono connessi. Sono episodi che fanno riferimento chiaramente a ipotesi di banda larga, quindi sostanzialmente non sembrerebbero avere attenenza con la pandemia. Comunque è chiaro che su questo c'è grande attenzione da parte delle forze dell'ordine. Chi era stamattina presente al comitato? Il questore, il comandante, vice comandante dell'Arma dei Carabinieri e il comandante della Guardia di Finanza. Lei ha avuto modo di sentire il governatore? Sì, certamente. Gli ho espresso la mia solidarietà, l'ho informato di quello che era, stiamo mettendo in atto.